Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Questo è l'ultimo pacco pre e post natalizio che mi è arrivato. Diciamo che questo è il mio ultimo regalo di Natale. Diciamo che è una piccola soddisfazione che mi sono voluto togliere da solo. Volete sapere cos'è? Apriamolo subito. Nelle scorse puntate abbiamo aperto veramente di tutto, da pacchi di AliExpress ad altri tipi di pacchetti abbastanza interessanti, devo dire. E come ho appena detto, questo è l'ultimo pacchetto arrivato pre e post Natale, diciamo nel periodo natalizio. E questa è una soddisfazione personale che mi sono voluto togliere, diciamo. Tanto da titolo avete già letto che cos'è? Apriamola subito. Prendiamo il nostro fidato coltellino svizzero. Apriamo sopra, apriamo sotto, nonostante lo scotch sia veramente tanto. Ed infine apriamo nel mezzo, cercando di non andare troppo a fondo, che sennò buco il contenuto. Per fortuna il venditore me l'aveva detto che l'aveva bello impacchettato, perché è una roba abbastanza, diciamo, preziosa dal punto di vista della collezione. Quindi togliamo tutta la plastica ed ecco qua, madonna mia, è enorme. Ed ecco qui Persona 5 Royal Phantom Thief Edition. Madonna, mi aspettavo fosse grande, non mi aspettavo che fosse così grande. Questa è la versione steelbook normale, questa è la versione Phantom Thief, cioè è un filino più grande del CD normale. Però porca miseria se è bello, sembra veramente un CD enorme della PlayStation e non ho idea di dove infilarlo ora, non so dove cacchio... Dove ti metto a te? Sei grosso. Ma non perdiamoci oltre, scoperchiamolo. Madonna mia, che bella la scatola così, con il rosso opaco e tutte le immagini lucide. Bellissimo. E dietro, madonna mia, è bellissimo anche solo il retro, che di solito queste scatole così le tieni o così, solo per vedere il davanti, o minimamente così. Ma anche il retro è bellissimo, cioè lo metterei su una piattaforma girevole e lo farei girare tutto il giorno così, io ti giuro. Però appunto, apriamo il contenuto, eccola qui. No, cos'è questa roba qui piegata? Che cosa sei? Spero che sia solo la linguetta del cartone, ti prego. Comunque, all'interno troviamo un'altra Steelbook Edition, però, in spagnolo. Perché, non ve l'ho detto, questa edizione della Phantom Thief è edizione spagnola. Ci frega qualcosa? Ovviamente no, per due motivi. Uno, la Steelbook già la possediamo, già bella impacchettata, il gioco finito. Seconda cosa, il gioco alla fine è multilingua, non cambia assolutamente nulla. Una volta inserito dentro la console, comunque il gioco è anche in italiano. Sotto il gioco troviamo la soundtrack. Madonna mia, Royal, ma Persona 5 in generale c'ha delle soundtrack fantastiche, ma in quello di Royal hanno aggiunto delle soundtrack che veramente mi sono rimaste nel cuore, tipo Our Light, bellissima, bellissima, cioè non avete idea di che emozioni mi dà quella canzone. Sotto questo cartone invece troviamo, ok, per fortuna tu eri solo il pezzo di cartone, troviamo, non pensavo così enorme, pensavo fosse più piccolo, l'artbook di Persona 5 Royal. E madonna mia, wow, tutti i personaggi, tutte le varie persone, è veramente Goemon. La mia ragazza non riesce a guardarlo in modo normale, Yusuke che si mette a ridere, ma Yusuke è assolutamente uno dei miei personaggi preferiti di tutta la storia. Goro, Akechi, madonna mia, bellissimo, tutti quanti i bozzetti, tutte quante le varie persone, di tutti quanti i personaggi. Ci sono anche
i vari poster che si trovano anche nel gioco, nel covo dei ladri, il wallpaper base di tutto quanto il gioco, le varie artbook, tra cui questa è anche compresa sulla nostra scatola, che tra l'altro, se non ricordo, bello questo in bianco e nero, se non ricordo neanche male, questo artbook si può anche acquistare separatamente, non vorrei dire una cagata, ma sono abbastanza sicuro. In ogni caso, comunque è bello averlo nell'insieme di tutto questo. Mettiamolo via con dovuta cautela. Ed infine, l'ultimo pezzo di questa Master Collection è quest'ultima scatola, un po' difficile da tirare fuori, ma eccola qui. Questa scatolina di Persona 5 Royale contiene al suo interno quello che diciamo vale un po' tutto quello che è questa Collector Edition. All'interno troviamo la maschera di Joker, bellissima, e sotto anche troviamo un piccolo piedistallo per mettercela sopra. E questo invece che cos'è? Ah, è l'elastico per mettertela in faccia. Ok, l'elastico non mi interessa, però grazie anche dell'aggiunta. Eccolo qua, un po' impolverato perché probabilmente il venditore l'ha anche usato, però comunque in ottime condizioni. Infiliamo questo qua dentro. Sembra un po' instabile. Così piegato, cioè è carino perché comunque la vedi da così, però, cioè me l'aspettavo almeno dritto, però vabbè, non è importante, non è importante. La cosa ovviamente importante è che la mascherina sia intatta, in perfette condizioni. Persona! È colorata bene, anche se un po' di nero è dentro, è finito, ma non è importante. E sembra in realtà che nel gioco sia più grande, ma almeno nella realtà è di queste dimensioni. E sembra un po' piccola, però non è importante. Non è importante perché la cosa che a me importa è metterla qui, appoggiata sul suo piccolo piedistallo. E ho stra paura già di farla cadere. Va che bella che è. È una meraviglia, veramente. Ora devo solo trovarle un posto adeguato nella mia collezione. Perché inizialmente io pensavo che il piedistallo fosse lungo e pensavo di metterlo lì. Però ho paura che lì possa cadere. Devo trovargli un luogo che è intoccabile, un luogo che proprio non si può più toccare poi. Ora devo decidere se anche l'artbook metterlo via nello scaffale insieme magari agli artbook, quelli di Kingdom Hearts, oppure rimetterlo qua nella scatola e tenerlo al sicuro, perché comunque è stupendo veramente. Cioè guarda, ti fa anche vedere i dettagli dei personaggi aggiunti appunto in Royale, quindi Maruki e anche appunto tutte le varie festività, quindi San Valentino, il White Day, la vigilia di Natale, cioè bello. Poi anche i vari luoghi, le varie ambientazioni, cioè le varie emozioni dei vari personaggi, cioè stupendo, wow, questo artbook veramente, non fosse stato incluso in questa collector sicuramente l'avrei comprato io. Ah guarda, c'è anche le varie altezze di tutti i personaggi, i due personaggi più alti sono Shido e Maruki che sono 1,80 m, poi immagino Yusu che sarà 1,79 m, Ren e Goro Akechi all'incirca saranno 1,77 m, Okumura è poco più basso, Ryuji è 1,70 m, poverino, il preside è meno di 1,70 m, sarà all'incirca 1,68 m, il maestro di Yusuke, anche lui è 1,70 m, è alto quanto Ryuji, Morgana invece è all'incirca alto 60 cm, poverino, la persona di Violet, qua c'è anche uno sketch di Joker e lei non ha i capelli rossi ma marroni, ce l'ha castani, stupendo. Gli artbook magari a uno non interessano, dice vabbè chi se ne frega dei disegni, ma sicuramente in una collezione sono
una piccola aggiunta sicuramente interessante. Perché molto spesso magari dentro un artbook si può nascondere un piccolo dettaglio su qualche personaggio che neanche ti aspettavi. Richiudiamo tutte quante le scatole ora. Ecco fatto. Tutto com'era una volta che l'abbiamo aperta. Bella, bella anche solo la scatola, veramente. Già solo questa sarebbe da tenere fuori così. Però magari un giorno quando avrò spazio, o per essere più preciso quando avrò più spazio, terrò sia la scatola che la scatola interna divise, così si vedono entrambe. Quindi le uniche due cose rimaste fuori ora sono la mascherina e la mia Steelbook Edition. Anche perché ora, a parte la maschera, devo trovare anche un posto per la scatola enorme, ma magari li metto insieme alla spilla di Strikers, che effettivamente sì, è la cosa più piccola fra tutte, però effettivamente anche dispersa là sopra mi dispiaceva. Quasi quasi li metto tutti vicini ora. Che tra l'altro, se vi ricordate il mio video di AliExpress, ho anche acquistato un cosplay molto particolare. Quindi signori, anche voi vi siete tolti qualche sfizio prima o post Natale? Avete mai visto una collector, una limited, qualche edition speciale che avete detto porca miseria devo avere assolutamente, o comunque anche solo che aveva attirato la vostra attenzione? Per esempio a me, quando l'avevano annunciato, Jump Force, la sua edizione con la statua con Goku, Naruto e Luffy, veramente mi piaceva un sacco. Poi quando ho scoperto com'era il gioco ho detto: guarda, forse è meno male che quei quasi 400 euro non li ho spesi. Però la statuetta era bella. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.